6, 7, 8, 9, 10. Buonasera, buonanotte a tutti, cari amici, amiche e dugonghi di Serial Gamer. Benvenuti nella nostra live sero notturna di Sea of Thieves, in cui questa sera ci dedichiamo sero notturna. E Sì. cercheremo di fare delle missioni dei tesori. Ah, ma mi hai messo le bandiere di Ori. Non l'avevo vista. Non so, ho già messo la 1 e un quarto, Io l'ho vista adesso perché stavo cazzeggiando. lago come un Intanto parli di dugongo. dugonghi e compare. E scompare il dugongo della redazione, William. Vabbè, come al solito, qua nel nostro team di impavidi marinai piratosi abbiamo Eno, che non si sa, Ciao! sarà già qua da qualche parte che pesca, e No, Lisa. ho appena messo la missione, fatta di merda. Ha messo la missione mentre pesca, e Kevin. Ah, Ciao! che è là in fondo, inquadrerò Sì, col io cannocchiale. girati, se no sembra che saluto l'orizzonte. Ma stavo inquadrando Kevin col cannocchiale, cosa vuoi da me? Ma perché ti sei messo sei inquietante. Ma chi? Come non posso mischiare nomi e nomi? In che senso? Non ho capito. Che hai detto Dugongo di redazione William, invece dovevi dire o Dugongo Bill o William. Vabbè, quel che l'è, via. Ah, Paolo, devi cambiare la tua grafica e mettere Ryoga, come al posto di Poppy. Per Il tuo senso dell'orientamento fantastico. Ma il mio senso Se poi andate dell'orientamento è anche bellissimo. A votare la missione, che anche quando leggerai il nome del pirata, secondo me l'ho scelto per te, Paolo. Un tesoro depredato dal leggendario Jacob Skurgegard. Ma lo voto subito. Sapevo che ti sarebbe piaciuto il pirata Skurtegard. Aspettatemi, aspettatemi. Aiuto. Mai. Ma dove Avete vai? votato per diventare emissariolo? Sì, Sì, benvenuto all'avventura. ho già votato. Ho già Ok, votato. cara Elisa, abbiamo solo una missione nella mappa ciambella. Perché Nella mappa ciambella. Skurgegard Nella ci dà mappa missione. ciambella. Ci dà poche E qua. missioni, ma buone. C'è anche solo una cosa da scavare, cioè, boh, vabbè. Ne Ne prese più di una, vero? Sì. Ok. ho tre di missioni, sì, ne ho prese tre apposta. Se vuoi vado a prenderne anche Ma tra l'altro è un'altra, nel nell'isola a senso. fianco la nostra. Sì, Cioè, è la cosa più ovest. triste, è la cosa più triste Intanto, del cioè, prima mondo. di partire, aspettate che vado a prendere un'altra missione, così ne abbiamo una in più in caso Ma è che ci fosse qualcuno. fantastico. Intanto largano. Ah sì, tanto è. Oh, ne ho ripreso un'altra di Skurtegard. Skurgegard. Oggi portiamo avanti la lore di Skurgegard. Oh, Chi guida? cazzo! Ovviamente il miglior timoniere del mondo, ovvero Quindi Elisnoga. Elisa. No, guido io. Io sto Hai pingando detto il migliore, il migliore è 220. Elisa. Io non Poi pingo. spiegami perché tu, brutto secco di merda, hai messo la stessa barba, il stesso colore di barba mio, eh? Perché mi piace il blu. Basta, vado a cambiare barba perché Basico. qui non è possibile avere la barba. Simile a un segreto come me. Le vele, aspetta, le vele, le Ma io devo. sono un pirata leggendario e tu no, quindi Io tu hai sono un qualche problema. marinaio d'acqua dolce. Ma tu sei spugna. No, io non sono neanche. Cioè, io sono la versione mangiata di spugna. Dove Cioè. devo girare? Ovest. Io sono SpongeBob. Anzi, mi sento di più Patrick di SpongeBob. Ovest manca un po' a nord. Sì, tranquillo. Sì, ma io Perciò posso dire che nord-ovest. non vedo Più o meno dove un sto piede. Cioè, andando. tipo. Così. Cos'è che hai detto? Posso dire che non vedo dove sto andando? Perché? Perché sto pingando 230. Buono! Io non ti batto a sto giro.
Cioè, sono sempre 120, perché... Cioè, in chat redazione dicono che ti vogliono chiamare Patrick Stella Marina di SpongeBob. Ne vado solo fiero. Io sul primo Call of Duty Black Ops, come emblema, avevo disegnato proprio lui e ci andavo in giro, lo mostravo e tutte le volte che killavo qualcuno appariva scritto ucciso da Poppy, Ciunga, l'account che avevo, non me lo ricordo. Lunga ancora era, sì. Era ancora Ciunga con l'emblemino di Patrick sbigottito ed era stupendo. Lo so, mi ricordo perché io giocavo con te, come sempre, su COD, quindi... Io dovevo aggiunto gli amici. Perché l'hai fatto? Perché avevo pochi amici, allora ricadevo Ah, sulle cazzo, coppie. meglio pochi ma buoni! Siamo arrivati! È questa! Aspetta che parcheggio. E se non te lo dico andiamo avanti. Cos'è questa cosa? È l'isola dove dobbiamo andare. Ah, è una roccia illuminata, mi sembrava un tesoro Frena! incredibile. Frena! Frena! Mi metto davanti alla prua della nave con le zeppole. Punto i piedi. Cazzo, mi sono spiaccicato sull'isola, pensavo ci fosse l'acqua ancora. Aia, anch'io. Io no. Cosa dobbiamo fare? Paolo, girati e dimmi che sono bellissima con questi capelli. Sembrerebbe Rebecca. Sei bellissimo. Ok. Sei bellissimo. Non fare la clip, William, questa cosa, se no Rebecca ci ammazza tutti quanti. Ormai ti sei scavato la fossa. Gli scheletrozzi con la rapina. Beh, tanto non sai fare le clip, vero Niente, Bigotto? io comincio già morendo, bellissimo. Ma morire è succulento. Ti Non apre a dovrebbe nuove essere qui. Io esperienze. pensavo fosse qui. Che In che delusione. direzione? Mi è No, spawnato un teschio col barilotto. no. È sull'isoletta tutto a ovest. Ma pensavo fosse questo. Vabbè, basta una virata veloce, ci arriviamo. Ma no, non capisci, è qui. Dai. Mi raccomando, Dugongo, fai la clip e mettila sulla chat così da subito Rebecca ci viene a insultare in diretta. Esatto. Ah, aiuto! Abbiamo completato questa incredibile avventura. Posso vedere i miei HP? Che non capisco se sono vivo o morto. Ah, ok. Cosa vuol dire? Continua a dirmi viaggio completato, non vedevo niente. Io ho avuto un duello leggendario, sono caduto in battaglia di nuovo. Ma qua c'è una cassa di munizioni. L'ho presa io. Sei un genio. Vai, Paolo, vai. facciamo una cosa molto... No, non so fare la clip. Elisa, vai a fare la clip. Sto giocando. Ma sì, dai, prendo io il Gioca. forziere, fai la clip, basta. La clip, se no glielo spieghiamo, non è che... Paolo, proviamo a rimettere la... Vieni a votare quando arrivate di nuovo la missione di Stuttgart. Cioè, vedere se Che ce la magari rimette di non nuovo tu. qua. Sì, se ce la Dici rimette di che è nuovo qua, così no, prendere può. stupido? Spero di no, nel senso... Non si sa mai, tu dici. Nel caso facciamo due portiere al prezzo di uno. Tu invece devi fare la clip che sei È un l'ortodonna. attimo. La donna cannoro. La Comunque donna col sotto... cannolo. Nello schermo sotto la live c'è l'iconcina delle clip. C'è un chuck. Eh sì. E se invece non becchi il momento giusto come adesso, che ormai è passato.
te lo devi rifare cercando il momento nel board. Votate quando entrate, per favore. Ah, Non io sono vergogniamo. tornato per prendere la cassa di munizioni. Aspetta un attimo. Ma ce l'ho io la cassa di munizioni. Ah, io devo scaricare la roba che ho preso. Tanto c'è un'altra cassa da qual di qualcosa. Io ho Poi visto rimane solo tutto il il palo di tesoro. cannone. Vota, vota. Scourge, No, solo. Peccato. Arrivo subito. Dov'è la cassa? Mi hai mentito spudoratamente. C'era un'altra cassa. Ah, è vero, c'è una cassa di palle di cannone. Che non mi raccoglie. Ho un problema. Ascolta il discorso. Ti sei Ah, tolta la barba. adesso me Sei la raccoglie. rasata. Sì. Oh, c'è un veliero di altri giocatori dietro di noi. Oh no. Io sto facendo la clip. Penso io. Ma penso non ci stiano cagando. Ah, invece no. Invece no. Ma perché Come automaticamente se vedono dei giocatori devono sparare in faccia? Cioè, io non capisco. non ci stanno sparando. Ma io ho Ho sentito visto una palla di chiaramente cannone. una palla di cannone, il rumore di una palla di cannone, poi. Aia! Ma sono morta, ma io stavo facendo la clip. Non la Oddio, ma c'è faccio uno la sulla clip. nave! Sì. Facevano sulla nave, ma dai! Mi ha ucciso. Tanto io pingo Madonna. 250, quindi. Questi qua. Ma porca vacca, dai. Ehi là. Tanto cosa vuole rubare? Abbiamo un forziere di merda. Sì, c'hai ragione tu. Sta bruciando tutto, vero? Ma no, non siamo tutti morti, Kevin è ancora vivo. Ma sono in mezzo alle fiamme. C'è Paolo che ha già la faccia stratirata, eh? No, no, figurati. cambiamo server? Ma Mi ha shottato. vuoi cambiare server, Paolo? Sì, cambiamo server, perfetto, Cambiamo mi hai server, vai. convinto. A parte che il fatto che. Ma così magari pinghi anche un po' meno. Ma non credo che il problema sia il server, ma. Cioè, nel senso, il server più vicino su sto gioco è a Hong Kong, a quanto ho capito, quindi. Anche se lo cambiamo. Ma no, sono aperti quelli in Germania comunque. Ma io non ho ancora visto. Io se faccio un ping a Francoforte pingo 30. Non ho mai visto un ping a 30 su sto gioco. Cioè, devo ancora vederlo. Se ci sono, non ci mettono lì. Non so. Ma perché noi siamo talmente forti che ci mettono negli USA. Giusto. Invitami quando ci sei, che io intanto sto bruciando la nostra nave. Vabbè, almeno uno me lo son portato via con me. Gli ho tirato un colpo, poi non capisco, non ho ancora capito come si potenziano le armi. Non si potenziano, sono. Ah, è perché cristianamente mi shottano loro, Ti io one no. shottano perché nel tempo in cui tu li guardi ti hanno mirato 4 volte e fatto la barba. Cioè, è quello lì il discorso. E ti Mamma. prendono nella pupilla col fucile da cecchino.
Sei riuscito a farla la tu intanto vedi. No, siamo morti tutti mentre che cercavo di farla. Magari la faccio dopo. Vabbè, la fai nel VOD dopo, dai. Eh sì, Vabbè, io faccio conviene. salpa, tanto li ho invitati tutti, teoricamente. Però intanto che carichiamo puoi farlo, in effetti. Non ci Tanto metto pure. così poco. Ah Vai no? ricercare. Se becco il momento sì, ma così no, perché devo ricercarmelo. A me non mi ha preso il... Non ho capito. Sì. Forse ci sono. E invece no, perché i servizi di Disruptives non sono temporaneamente disponibili. Sei entrato da Paolo e no? Io sono entrato da Paolo, sì. Allora. Partecipa. Me è cambiato poco, oserei dire nulla. Comunque. Io ho attivato finalmente il ping, così lo vedo anch'io, mi posso Comunque lì incazzare anch'io. a 6:34 quella clip. Ok. L'ho guardato dal cellulare, ma non riesco a farlo dal cellulare. Sei tu la addetta alle clip, sei tu che sei capace. Sei tu che sei esperta di clip su Twitch. Che inizio insolito, dai. Chi è che ha detto dei capelli che mi assomigliano? Io non c'entro, è stato Poppy. Io no. Ma come no? Non dire bugie! È stata Elisa, lo sappiamo tutti. Ma io cosa c'entro? Ma anche secondo me è stata Elisa, in effetti. Tanto non ha fatto la clip, quindi non, cioè, non si può. Infatti. Tanto la sto facendo. State un po' calmi con le parole perché la sto facendo. Siete un po' calmi con le parole, ci minaccia pure! Cioè, non solo dice insulta i capelli di Rebecca, ma ci minaccia pure! Esatto. Deplorevole. Esatto. Sei davvero deplorevole. Io non mi Allora, tu esprimo. tornate a votare. Sto ancora caricando io. Io non c'entro niente stavolta, Reb. Io stavolta non c'entro veramente niente. Cioè, circa, non c'entro. Non c'entro niente nel senso che ho riso, ma non c'entravo, non era colpa mia. Questo è il motivo scatenato. Ma io sono il motivo scatenante, ma non è colpa mia se la mia capigliatura. Se sai sempre tutto, allora sapresti che i tuoi capelli sono stati paragonati a questo capolavoro che ora è di fronte a me, che, cioè, guarda che bello. In Cioè, teoria. io fossi in te di fronte a una cosa del genere, solo per assomigliarci mi farei crescere anche la barba, cioè nel Il senso. tuo cambiamento di aspetto è stato dovuto anche per colpa mia, perché mi sono cambiato d'aspetto e mi sono messo la Esatto, barba mi sono blu. cambiato l'aspetto perché tu hai emulato i miei capelli, io non volevo più essere come te. Solo perché sono un rachitico. Ah, anche perché sei un rachitico. Mi ha sentito giusto? Sì. Io i capelli non li ho fatti così in onore. Per questa volta non li ho, giuro, non li ho fatti così in onore di Rebecca, ma li ho fatti così in onore del mio personaggio di PUBG. E Paolo può testimoniare in questo caso. Ma dovresti farti allora anche la canottiera macchiata di sugo. Non l'ho trovata. Male. Farma di più. Quindi,
Dicevamo, cari amici, amiche e dugonghi di Serial Gamer, benvenuti. Abbiamo appena iniziato questa live di Twitch. Ora prendiamo le missioni. Cos'è che dovevamo fare? Ah, la volta scorsa abbiamo fatto Teschi, quella prima ancora i mercanti, adesso facciamo i tesori, no? Non li abbiamo ancora fatti. Sentite? Sì. Hai voglia, ti ho anche sparato. Che bello, io non mi sentivo più e sono dovuto uscire e rientrare. Ti sei perso l'introduzione. Che introduzione? È l'introduzione della live, siamo appena partiti, non capisco. Ma eravamo già in live, brutto cretino. No. Io ho Era una visto che abbiamo promo. fatto la nave adesso, poi. Infatti. Quella che hai visto è sembrata solamente una prova. Chiaro. Ah. Non abbiamo cominciato morendo. Avete votato la missione? Ah no, Paolo non può averla votata perché sennò avrebbe riso per il nome Come la intitolo la clip? del. Io la intitolerei, non posso dirlo ad alta voce perché c'è dentro Rebecca, quindi. Tanto ho già capito. Presto! Chi è che deve ancora Dai, votare la missione? però allora aspetta, però intanto, però, cioè, se i capelli devono essere in onore di Rebecca, non posso tenere questa biglia rossa, ma devo cambiare colore. Io ho appena speso tutto il mio patrimonio Ora vengo su Twitch e vi faccio saltare i canali. Ah, io non ne ho uno. Io ne ho uno, Il mio canale è però uno, non cioè c'è un. Sono meno follower di longevo, Sbambo, quindi questo non è un problema. abbastanza longevo. Comunque funziona il bot perché è appena andato. Ah, vedi? Io non lo vedo, ma sono dettagli. Ah, entra pure se vuoi parlare su Discord, non preoccuparti, non ci sentiamo. Io un po' mi offendo. Copia. Paolo, guardami. Non so dove sei. No, ma non guardami perché mi ha appena tirato fuori. Va bene, dai, partiamo, lasciamolo qui. Non sono Votate la. accorto Eli, perché. vota per la missione. Ah Ma no, hai hai già. visto il nome della missione? Ma Manco io. no, perché è sparito dalla faccia della terra. Perché sono andato via io. Aspetta, torno. Nel mentre. Però non ci sarà più questa missione qui. Scusa, avevo una buona ragione per non sapere dove era, è uscito dalla lobby, cioè non so cosa farci. Ah, tu sì che Interpreterò la capisci. cosa così. Tu sì che capisci, mi capisci al volo, Elisa. Vabbè, non è che ci volesse. Ma è oggi Dugongo mi ha preso per il culo su Detroit perché ho detto sono Troy McClure, vi ricorderete di me per film come Android a spasso, una cosa lì non mi fa. Ah, non la storia del vecchio Molo, di cosa del genere. Ma poi scusa, credo di essermi perso il filo conduttore del discorso. Perché Dugongo? Perché il suo soprannome è Dugongo. Ah, così, cioè, vabbè, ok. Beh, perché Claudio è Lola, scusa. Poteva essere qualsiasi cosa, poteva essere tappo di bottiglia, invece. Non credo che Rebecca abbia visto la clip perché sennò sarebbe entrata a insultarti. Ah, ma si sta solo preparando. Ah, ok. Si sta solo preparando. L'alba prima della tempesta. Metti la Calma prima della tempesta. missione. Io sono morto ancora. Dove?
Finalmente il timone sembra un timone. No, no. Come no? No. È brutto. Con nessuna storia di Sea of Thieves persa. Vabbè, ciao, eh. Io veramente non ho detto dugongo. Io ho detto un altro animale marittimo che non era il dugongo. Il dugongo l'ha tirato fuori Rebecca. Dugongo. Perché non io ho detto, vedi, vedi che Rebecca si ricorda tutto quello che dico. Perché non è così bello che si ricordi tutto quello che dico, però insomma, vabbè. Perché alla fine è sempre Rebecca che tira fuori i soprannomi. Lamantino e lo usi... Ah, ti ricordi quello che dico e lo usi contro di me, è chiaro. Perché mi vuoi molto bene, si vede. Lamantino, Narvalo. Ma io non vedo i messaggi. Ma che cioè, bello il Narvalo. È bello il Narvalo, quel corno lungo. Sì. Ma ti muovi? Mi spiace William, ti sentirai offeso da ciò, ma io non sono un amante dei Pokémon. William, parliamo io e te, a um. Dimmi. Prego, mi dica. Pokémon preferito. Il mio Pokémon preferito è quello che quando lui. Quando Paolo mi evoca uso sempre. Ah, il Farro! Non è un Pokémon quello, cazzo! Beh. Di sicuro se lo evoco tu vai via sempre. Poi. Aspetta che non vedo la chat io però. Non è che non vado proprio. Non vado proprio via. Io allora Dugongo dice che preferisce il Pokémon più forte esistente al mondo. Vabbè. Ossia... Magikarp. No. Magikarp. Sto parlando sicuramente di Pikachu. No, Pikachu non credo. No, secondo me è Magikarp il Pokémon più potente al mondo, scusa. No, Missing No, che è il Pokémon glitch che ti fotteva tutta la console. Ce ne sono una miriade di glitch che non sto qua a dire. Ma è banale, però. Lo so. Io ti ripeto che io non amo i Pokémon e quindi dico Pikachu tutte le volte che lui dice. No, è banale Mewtwo. Ah, sì, anche Mewtwo è. Ah, lui ha detto Mewtwo. Sì. Ah, vabbè, nel senso ci sta, però è banale. A me piace Gardevoir ad esempio. A Paolo piace Bulbasaur. Beh, non sempre stato il mio star. Bulbasaur. In realtà è bello. Bulbasaur è bello. Dove ma dobbiamo andare? Ma brutto, brutto verde! Oh no, abbiamo mollato i nostri. Oh no, non l'ho fatto. Non l'abbiamo. Io volevo fare una bellissima capigliatura. Ma non farlo, tanto c'è il tritone. Ah, giusto. C'è un tritone, vuol dire che ci sono dei giocatori nemici nelle vicinanze. Sì. No, sono io che prendo il tritone. No. Non lo so dove dobbiamo andare perché non abbiamo una missione, però sono piccoli dettagli. Ma quindi siete partiti ad Akatsum con la nave? Sì, solo per lasciarmi lì siete partiti, in poche parole. E tra l'altro sì, sei... Esatto. E quello che ha la missione sono io, chiaramente. Tipo sì. Faccio una virata incredibile. Ma sto arrivando, sono già a bordo qua. Ma per prendere la missione. Ma ce l'ho io la missione. Tanto adesso arriva il Kraken. Sì. Sto caricando da un quarto d'ora, non è che sbatte fuori di nuovo. Sì. È giusto così. Però il mio P
ping abbastanza stabile. Bussola e boa? No, la copertura del telegram. No, grazie, io non faccio la boa. Ma tu sei una boa. Bussola, stai zitto. Bussola, stai zitto. Poi sono il più magro della cumpa in questo, a parte Smilzo lì, che però Smilzo è denutrito purtroppo. Allora, scusa, è l'unico titolo buono che ho, se può essere considerato buono. Intanto mi sono fatto i capelli in onore di Rebecca. Sono quasi le 9, guarda! Sì, ho visto. Sì, ho visto. Vieni a votare, guarda che bel nome che c'ha Paolo la missione. Vieni a votare. Aspetta, non hai ancora fatto vedere la conciatura in onore di Rebecca. Ah, hai cambiato colore. Esatto. Hornpipe Holmes. Dove tiro, Eli? Non lo so. Un attimo. Forse però devo togliere la barba. Ma questo è un indovinello. Uno è Mermaid's Hideaway. Un attimo. Wow. E l'altro non è... Dove? Questa deve essere Shark Bait Cove. Ora somiglia soprattutto per la barba, dice Rebecca. Certo. L'ho messa... Sud, scherza... Sud. Ho messo una barba diversa. Sud. No. Sud. Più sud. Inizia ad essere sud-est. Adesso diventa nord. Non è colpa mia se stiamo andando in giro. Comunque, se vuoi scegliere una boa, devi scegliere fra Elisa e Paolo, perché loro sono le dimensioni di una boa, quindi... Ma sono bellissimo. Questo è body shaming. Esatto. Ma body shaming nel gioco si può fare. Se siete due trichechi, non è colpa mia. Però stiamo andando stracontrovento. Sono sexy. Tanto devi ancora girare. Sono bella. Una gira più a destra. Ma se hai vestito la donna, Paolo? Se vado verso est vado contro il basso. Non lo so, io sto guardando la mappa. Sono sexy, sono bello. Ripeto, hai vestito la donna. Allora quando lo passi, poi giri. No, guarda che roba. Oppure mi fai dire che vieni anche tu col tuo pirata cicciotto a rompere le balle, eh? Aspetta. È arrivato Nipa e dice: problemi con quelli in carne? No, sì, ho problemi con quelli in carne su Sea of Thieves perché occupano troppo spazio sulla nave. Piccolo spam. Piccolo spam per Nipa, in effetti, sì, che non l'aveva ancora visto. Ok, sono a sud-est. Sì, ma siamo quasi arrivati. È quello laggiù? Credo di sì. Sediamoci tutti sopra Eno. E quella lì a destra. Siamo tutti insieme. Come quella a destra. Ma dovete riuscire a entrare tutti nel nostro server. È vero che io tra poco riesco perché sto laggando un porcello d'India, no? Lo so, mi dispiace, però io. Ma ci stiamo fermando, cioè. Perché abbiamo un timoniere che. Non è molto timonato. È colpa del vento. È il vento che è il problema. Ho messo la testa nel microonde. No, no, caro Nipa. Il mio era un riferimento al mio personaggio di PUBG. E invece Paola ha colto il riferimento al fatto che sembrasse la testa di... Secondo lui sembrasse la testa sì, di... Sì, secondo io. Lo pensavamo tutti, solo io ho avuto il coraggio di dirlo. Cioè, nel senso... Io non l'ho fatto per quello. Adesso ho messo i capelli neri in onore di Rebecca, ma in onore di Rebecca, non per insultarlo.
Anche la barba l'hai messa in onore di Rebecca, la barba immagino. soprattutto. La barba soprattutto. Allora Nipa ti assumiamo e poi ti licenziamo. Qualcuno tiri là ancora che stavo sistemando le vele. Che gusto, cosa vuol dire? Frenate, 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 frenate. Ovviamente devo farlo io lo stesso. Ma nessuno fa niente su sta nave. Ma come no? Io mi sono schiantato. Ah, assumere le licenziare, beh sì, certo. Lo assumo con regolare quando e poi lo licenzio. Intanto nel frattempo abbiamo speronato l'isola perché ci piace. Ci stava sul culo e abbiamo dato una bella botta. Perché il nostro timoniere è un po' una cacchetta. Io ho detto frenate. Frenate non vuol dire niente su una barca, non c'hai i freni. Ma tu dove eri? Pescatore. Io ho chiamato Ancora l'anno scorso, se non riesco a capire. Il problema è che abbiamo creato l'isola perché non sta facendo nulla. Ma no, questa qua è l'isola della mappa. Dobbiamo andare... vaffanculo allora. Dobbiamo andare a nord-ovest. Aiuto! Ma in realtà ci abbiamo messo la nave sopra al tesoro, tipo. Secondo sì, solo che ci sono 47 scheletri che mi inseguono. Vabbè, ma se ne hai sempre una. Non sempre una, mi stavo sparando da un quarto d'ora. Oddio! La vita mi è passata davanti come un flash. Ma tutti questi idioti sopra lo scoglio? Non so, che successo, ma sono tutti 46 scheletri in faccia. Che detto così è sempre brutto. Sono dappertutto questi cazzo di scheletri, ce ne sono 52.000 in titolo, non capisco perché. M'ho fatto prendere, cioè, ho la spada più lunga degli scogli. Io ho bisogno di frutta, sennò crepo. Qualcuno mi sente? Sì, adesso, okay. Adesso sì, prima no. Adesso, è un mese che sono... Cassa di maiali. Un mese che sei caduta, dove sei? Sono caduta da disco. Ah, interessante. Dovrebbe essere per qua comunque le tre sœur. Vivian sœur. Cosa dobbiamo fare qui? Escavare un tesoro. E per qua. Dove stavo scavando? No, non si è fatta male cadendo la Discord, Nipa. Credo. Larve. All'anima un po' sì, perché mi sono anche un po' rotta le palle. Di sicuro se era il personaggio di Lisa a cadere, dai, si sarebbe fatta male, perché anche cadendo dalla nave. Io non capisco. Ma cosa scavi a cazzo? Io scavo tutto su. Ma è comunque ce l'aveva con me. Ma perché? Ti scavo. Ma smettila di scavarmi! Comunque è per Paolo, la tua amorosa mi scava. E vabbè. Scava sempre più a fondo, mi raccomando. Mi ha infilato una vanga nel sedere. Avrebbe dovuto piacerti. Sì, ma io non riesco a recuperare sta cazzo di cassa di palle da cannone. Toh, Elisa, ti regalo questo. Non posso, sto lavorando. Ma cosa stai lavorando che stai scavando me?
Scusate, ma l'avete guardato la mappa? No, così è per dire. Eh sì. Siete sicuri che sia questa l'isola? No, secondo me. Sì, l'isola è questa. Secondo me è qua. Ma dove L'isola è cazzo? questa. Scusate, ma dove cazzo state scappando voi due? Cioè, non ho capito. Io non sto scavando da nessuna parte, mi sto facendo inseguire dagli scheletri. Ah. Aia, io. La bussola che usa la bussola. Guarda che bella la bussola della bussola. C'è anche un drago che indica il sud. Sono inseguito da 55.000 scheletri. Aiuto! Paolo, comunque stiamo scavando nel posto sbagliato, Ma secondo va, è qua. Fidati del. Cioè, mi chiamano bussola, ci sarà un motivo. sì. È ironico. Paolo, non può essere Secondo. questa l'isola. Ma Come non. l'isola è questa. No, lì non può essere questa la parte di isola in cui scavare. Non so se forse sì. Non so Spostati se allora. forse sì. Te l'ho detto. Invece Poi il forse fatto che sì. non riesco a trovare il punto giusto perché sono sfigato. No, Paolo, no, no, è quella dopo. Com'è quella dopo? Ma scusa, Sì, ma se la questa qui è quella l'isola. sotto. Ma è Paolo, l'isola questa è quella nord-ovest? sotto. No, ti fidati di me che è quella sotto. Perché non c'è collegamento a terra con l'altra isola, ma c'è collegamento col ponticello. Se guardi, è quella sotto, questa qui. Aia, nel dubbio mi hanno sparato in due nel sedere, guarda. Adesso vedo il mondo da una prospettiva migliore. Guarda il mondo da un doblò. Esattamente. No, ha inglobato il tesoro, è ovvio che è dentro di lui. È per quello lo scavavano. Sei sempre un po' malizioso. Comunque, dove sono io il tesoro? Cioè, non esattamente dove sono io in questo Poi solo momento. dici tu. Allora no. Stronzetta. Banane. Lamponi. Ah, vedi che funzionano un po'. Ma te l'ho Sì, infatti detto. funzionano. Tesoro e Novanum. Solo che funziona solo quando c'è un tot di persone che scrive. Sì, funziona solo dopo che qualcuno scrive, interagisce o fa cose. Sì, perché sennò funzionerebbe anche fuori dalle live. Ah! C'è un cretino col baule che esplode. Certo, non Sono dovrebbero essere d'accordo. tipo tutti assieme, però vabbè. Qualcuno può uccidere quello lì col barile in mano. Io Aiuto! non so dove sei, io non so Ma dove io non ho sono. colpi. Io i Anch'io colpi non ho non so dove colpi. sei. Io Io i sono da colpi. Elisa. Elisa, fai Adesso arrivo. qualcosa. Renditi Sì. utile per la comunità. Io non capisco dove è Ho detto il renditi tesoro. utile, non ucciditi. Ma perché ho laggato fortissimo? Hai sparato da un centimetro. Trova il tesoro! Cosa trovo il tresor? A tutta l'air. A tutta l'era. Scusa, io non capisco, ma non può essere qui. Ma come fanno può essere lì? Ma o siamo dal lato sbagliato, scusami. Cioè, se apri la mappa, è l'isola, cioè è la parte di isola nord-ovest. Cioè, se io mi giro dal centro dell'isola e punto verso di qua, questa cosa è a sud-est. Cioè, secondo me siamo dalla parte opposta. Può essere. In Vabbè, effetti vedi. nord-ovest è la parte opposta. Appunto. Tu mi dicevi che era lì, eh? Ma sì, Perché ma sono un io lemming. adesso ho perso l'orientamento perché è un'ora che scappo da quel cretino col barile. Ma è ancora Ma vivo? tu l'orientamento non l'hai mai avuto in vita tua. Cioè. Ma sì. Elisa è un lemming. Ti uccidi Vabbè, per il bene sì. collettivo? Sì, infatti sì, sei un lemming. Paolo, io ho trovato una cassa di legname a Beh, buono, era quello il tesoro allora. Ah, sarà nord-ovest. Sì, qua, dovrebbe no? Verso esserlo. l'interno. Dove c'è l'erba. Tipo qua.
Potete venire a raccogliere la cassa, che non riesco a prenderla. Aspetta un momento. Allora, qua siamo un po' troppo a nord-ovest, perché se vedi queste qua sono le rocce che nella mappa sono segnate tipo più verso nord, quindi bisogna andare un po' più a sud seguendo il sentiero. L'ho Mi è scomparsa trovato, la l'ho mappa di trovato. mano. L'ho trovato. Venite qua. Aiuto, aiuto. Comunque, aiuto. Ok, comunque Mi c'ero molto interessa la vicino visto spiaggia. l'esplosione. Sono morta, quindi vai a prendere. Vieni qui. Non so. Sei esplosa in atomi, dove vengo qui? Segui la mia anima. È colpa mia, scusa. Ho visto un Cosa c'è? barile e sono esplosi due barili. Ma su sei? Sì, ho sparato un barile, c'erano degli scheletri. Ma c'ero io e Benson. Ma adesso non sapremo mai dov'è quel tesoro perché io non l'ho visto. Se Io riesco a pensavo di ritrovarlo parlare. io. È perché io ho una passione omicida. Ah, bravo. Mi dissocio. In senso figurato. Provato. Ah, sono esploso anch'io! Avete finito di Però io saltare per aria. non sono stato stavolta. Qualcuno è stato perché ho sentito lo sparo. Io non ho sparato. Ha sparato uno Guardate scheletro. dove c'è la mia anima che sta salendo e il tesoro è proprio sotto il mio culo. Forse quel tesoro lì è Ma maledetto, io non sono sono nella io che giungla. uccido. Secondo me non sono io che mi uccido per il bene collettivo, sono loro che uccidono qualsiasi cosa. Ah! Mi basta lavare. Io non sono un kamikaze, io sono andato a raccogliere il tesoro e qualcuno mi ha sparato al culo col barile. Tu sei un kamikazu. Chi è Tu caduto sei un... da Discord? Elisa. Yeah. Elisa perché non la sento più cianciare. Il tesoro. Dove sta? Sì, ok, la prossima volta che esplodo urlo alla al bar, va bene. Ah, eccolo, l'ho trovato. Oh, cioè che magari c'è qualcosa. No, ma il forziere che Eh sì, piange. è lui, è Oh proprio lui. no, che lo conosco, sto cazzo di forziere. Che si allaga la nave. Poco più in là, ti dirò che poco più in là c'è la cassa che non riuscivo a recuperare prima. Poco Che più torno in là era indietro e la cassa di legname era sulla spiaggia, l'avevo vista. la trovo. Sì, era poco più in qua. Ciao Elisa. Salve, l'avete Ciao Elisa. trovato il tesoro? Sì, l'ho trovato io e poi lui. Io È quello che piange. non Sì, riesco a lo prendere la so. cassa di legname, è buggata per Io ti darei una mano, ma non posso. Se torno indietro col tesoro, io prendo il tesoro con la cassa di legname. Ma dov'è indietro? È indietro verso la nave, quindi tu vieni verso nord. Vuoi darla a me il forziere? Se capisco dov'è il nord, ah, era dalla parte opposta rispetto a dove stavo andando, tipo. Ma dove l'avete messo quello che piange? Ce l'ho Ce io. l'ha in Ce l'ha mano lui. lui. Ma che cos'è sta orgia di scheletri che c'è? Cioè, non capisco. Sarà mai niente. Anche a me è buggata e non la prende. Non riesco a prenderla, non, mi fa guardare dentro ma non mi fa prendere niente. È uguale, a me non la prende. Aia, aia! Tu riesci a prenderla? Anch'io ho provato a scavare, non mi esce fuori. No, non riesco, è buggata. Vabbè, lasciamola lì. Elisa! Dov'è Ho un la tattoo casa? per te. Ma quel forziere è un mimic, piange. Elisa, vieni a prenderti il forziere piangione. Sì, sono Poi, esperta. sarò anche ciccione, ma guarda come ho nuotato veloce. Voi non nuotate veloci così. Io perdo i pezzi se nuoto. Lì.
Te l'ho lasciato lì. Ah. Lascialo. Ma l'indovinello di dov'è, scusami? L'indovinello della missione che dobbiamo fare. Sì, ma non è qua. Mermaid's Highway. Toh! L'ho messo in un posto sicuro! Dove l'hai messo? Deficiente. Tutto Ma l'hai già normale. segnato, ma l'hai già segnata Mermaid's Highway? Sì, è a sinistra. A nord-ovest. Mozzo! Porta Esatto, c'è Nord proprio lì. Zabbit! Ah. Ah, ma perché mi devi dire che sono un galleggiante, Rebecca? Io sono l'unico magro in questa, l'unico normale in questa ciurma, sono tutti dei ciccioni o uno che non mangia. Normale, via. Mettilo sull'asse, l'asse! Sono normalissimo, guardami, guarda come ballo atleticamente. Ma se lo metti qua sull'asse, che cos'è? Che è Che successo? cosa è successo? Che è successo? Non lo so, sono esploso. Non lo so io. Ah, è Elisa che lancia le bombe. Lancia le caccabomba. Mi Comunque. ha fatto le palle, continuerò. No, non succede No, ma niente. io volevo vedere se lo metti sull'asse, magari l'acqua va giù direttamente. No, ci avevamo già provato. Poi se vuoi. Cos'è che mi ha preso? Stranamente ci sono le vele girate al contrario. Strano, non succede mai. Perché sono caduto? Che è successo? Dai! Perché? Mi avete anche fatto cadere da disco di nuovo, ma perché? Ma l'ho fatto cadere dalla nave! Ma pensa che mi colpisce, io che sentiamo le palle. Oh, il tritone. Ciao, tritone. Adesso stiamo andando contro quegli scogli enormi. No, forse possiamo sì. Dillo a Paolino. A Paolino. Eno bullo vero. Esatto. Sono un bullo. Mi andrò a prendere con la mano. Esiste un bullo? Eh sì, volevo lasciare l'appellativo Boa al Minto e quindi. A me gli spaghetti allo scoglio piacciono, quindi non sono in dubbio. Lago! Lago! Ma è un mare più che un lago. Ho detto lago, non lago! Cretina! Ma perché il timone di nuovo abbandonato a se stesso? Ma poi dove stiamo andando? Perché io sto cercando di far piangere fuori la nicchietta perché abbiamo una nave allagata. E io sto togliendo l'acqua dal Plunder sito. Valley è questa? Cazzo! No, dobbiamo andare a Mermaid. Ci schiantiamo contro! È la fine! No! Provare a impennarsi. Che cos'è successo? E cosa vuoi che sia successo? Ma Ma io non sono perché? quasi. Io non Non capisco riesco a un girare a cazzo. sinistra. Perché non riesco a girare a sinistra? Che cazzo c'è Eravamo davanti alla contro vento. nave? Eravamo Perché contro siamo fermi. vento. A parte che c'è. A parte che siamo sopra uno scoglio. Sì, E ho. c'è un bu e c'è un buco nella nave. Sì, ho capito che siamo sopra uno scoglio, ma perché non riesco a girare a sinistra? Perché Perché c'è siamo la. sopra uno scoglio. No, perché c'è la cosa tirata, credo. Ah, ecco perché non riesco a girare a sinistra. Se no eri ancora lì che surfavi sull'isola, secondo me. Ah, sì, ma è solo meglio. Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo?
Vai, vai, insisti, insisti. Dagli un colpo con la prua. Certo che io pensavo di guidare male, ma sai che in effetti. Senti, io ho provato a sterzare, ma c'era il timone abbandonato a se stesso. Tempo che ho sterzato col vento a favore e ci sono volato sopra. Cioè, fine. Ma sai che in effetti. Perché abbiamo ancora il culo incagliato? Perché c'è l'acqua bassa. Sì, stavamo montando lo scoglio. Però adesso sì. Dove stiamo andando? Stiamo andando. Ma non mi si sentiva più. A nord-ovest, quindi dall'altra parte. Ok, aspetta che effetto l'inversione. Dicevo, a scuola. Stavo dicendo, stavo rispondendo a Rebecca, dicevo, guarda caso adesso con i capelli uguali ai tuoi sono diventato bello. Mi sono perso chi sarebbe Bussola. Io sono Bussola. Ah, capisco. Tanto ho messo allora a posto tutta la roba dentro i barili. Che avete perché fatto solo del gran casino. Perché stai ballando come uno scheletro? Verde. Messo sull'asse, sull'asse, sull'asse! Non su- ma sull'asse non cambia un cazzo. Perché vai lì? Perché lo sai benissimo, perché. Non mi fissare dall'alto. Sì, capisco perché non c'è bisogno di spiegarmi il motivo, in effetti. Abbiamo uno sponsor oggi, Paolo. Ma perché oggi sei a destra, peraltro? Come sono a destra? Perché oggi ho deciso che la destra è bella. Hai lo sponsor oggi, Paolo? Oggi ho pera, una delizia vera. Va bene. Poteva andare peggio. Pera, una delizia vera, attenzione. Questa è nuova, Non sta piangendo. Basta, ha fatto. Basta. Ma io non lo vedevo piangere neanche prima, infatti non so perché sta sono piangendo adesso. Adesso. E allora me ne vado di nuovo. E sono io. Le fanno una domanda già, Paolo. Bevuto non lo so se è la parola giusta, cioè nel senso non è una cosa liquida. Beh sì. Tra l'altro la conosco e fa pure schifo. Io no, quindi stiamo intendendo completamente due cose diverse. Esatto, anch'io non conosco la bibita nella spina, certo. Però c'è una bibita calabrese che ricorda le origini di Rebecca. Sta ancora piangendo quel coso. Credo di sì. Sì. No, aiuto! No! Io non capisco perché lo no, fai. Ma hai perso il forziere dentro. Ah no, perché sei sulla scala. Pensavo fossi caduta dalla nave col forziere. Ma non sono mica te che cadi a caso. Io suono. Ma io ho... Ma... Ho pucciato... è scappata alla fine? Non credo. Dove stiamo andando, giusto per così, per... Nord-ovest, sì, è ancora giusto, penso.
Ah, ma è ancora giusto perché stiamo andando a velocità manca morta. Siamo a velocità warp. Sì. Per me tu menti, Paolo. Andiamo talmente veloci che torniamo indietro nel tempo. Perché sto sì. pingando 240. Sponsor bussola. Ma alla fine quali sono i soprannomi? Tu sei Boa adesso. Oh. Io sono quello che... No, io sono Fantei. No, non fatemi scherzi su questo pesce che era proprio di quelli verdi fosforescenti. Se proprio quelli... Se proprio insisti. È lì. Io sto cercando di aiutarti con l'arpione. No, non ho munizioni. Mettetela. Sento il kraken. Sampai. C'è un veliero. C'è un galeva. Un veliero. Un galeone. Ormeggiato là di giocatori. Fin tanto che non ci dobbiamo. Ci dobbiamo andare. Sì, devi andare un po' più a nord. Ma quella lì è l'isola dove dobbiamo andare? Pare di sì. Se è a destra. Perché ci sono sempre i giocatori. Io li affonderei subito. Sono rotto le palle girare in giro la questione. Vado a prendere. Tanto laggo come. Lo dici a me. Ma scusa, ma se io mi arrampicassi. Se io mi arrampicassi sulla loro. Allora, no. Aspetta, passiamoci lontani. Io vado a nuoto sulla loro nave. Mi arrampico sul pennone in cima. Li lascio il forziere che piange. Ma ci serve, noi lo dobbiamo vendere. Eh sì, ma gli affondo la nave. Ma lo sento, non lontano un figlio. Ma dal, cioè, sul piange, pennone, cioè, sul pennone secondo me no, eh. Non dentro l'isola, non dentro. Io ho tirato l'ancora. Fianco ma... l'isola. Stanno arrivando sulla nostra nave. Stanno arrivando sulla nostra nave. Ho visto i cretinetti. No. Che si è buttato. Sì, mi ha tolto 3/4 di HP guardandomi. Io sono senza munizioni, porca di quella troia. Tanto non servono perché io non faccio in tempo neanche a vederli. Eccolo. Io una volta l'ho già anche colpito, ma tanto. Ho preso due volte. Morto. Okay. Morto. Io lo farei il lavoro del forziere. Secondo me è una genialata. Ma che pescione che ho preso! Ma vuoi niente, capire però. Che abbiamo una battaglia in corso? Cioè, tu stai pescando sul serio. Stavo pescando da prima. Fallo adesso se devi farlo perché sta piangendo. Ma se arrivo che sta piangendo. Ma no, ma vado su per la nave. Sono ripartiti, sono ripartiti, torna a bordo, Paolo. Adesso c'è. Sì, ma secondo me fanno il fatto. Esattamente. No, fa le merda per i cannoni. E infatti è enorme. Paolo, dove sei? Sto salendo. Sì, vabbè, questo pensa ai pesci. Ma io volevo fare vedere se arrivano in palla di cannone. Io ho il non posso salire, ho bisogno che tirate via l'argano. Ok, adesso posso salire. Stanno affondando i bastardi. Ma ci date una mano con st'argano? No. Oppure no? Porca di Ok.
Maria, mi sparano, mi sparano. Me lo fate cura? No, eh. Niente. Ok. Tanto non partiamo più, abbiamo la... due alberi tirati giù. Io sto riparando la nave. Aia! Sì, dai. Vorrei sapere come non arrivo a prenderlo, ma ok. Non riesco a beccarlo, porca troia, vado sempre in alto. Ma che palombella devo fare per riuscire a colpire? Dove sono? In Cina? Eri, posso aiutarmi? Sì. Aia. Ah, yeah. Se l'acqua arriva sopra siamo affondati, eh. Perché infatti sto prendendo. Abbiamo 400 buchi. Ci sono altri. Sopra ce ne sono 42. No, sotto. Mi stanno avvicinando. Non è che abbiamo tutte per... abbiamo un problema. Grande. Molto grande. Non abbiamo più la nave. Chi è? Sì. Io non ho più la vita. Neanche io. Mi sta uccidendo, mi ha ucciso. Siamo morti. Tutti anche. Sì. Abbiamo combattuto bene, ma non sopravviveremo mai. Sono morto anch'io, mi spiace. Ai bastardi che ci vedono. Ci ho provato, ho provato a ucciderlo, ma non ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta, mannaggia. Dici, no, ti girare delle forze del male. Ho provato, ma... è andata male. Ma questa sera non sta mica andando tanto bene la... la faccenda. La nave è affondato... Hai supporto... Think... Ben proprio di sì. Sto caricando, mi sa di sì. Vedo come potrebbe andare diversamente. Magari hanno risparmiato questo quel cannone. Sì, sì. Sì. Hanno girato il cannone al contrario e si sono affondati da soli. Si sono dovuti avvicinare per prenderli. Io non capivo che parabola dovessi fare per beccarli. Continuavo a andare. Ma io non lo so, ho tirato sul cannone che tra un po' era a 90 gradi verso l'altro e non li prendevo lo stesso. Non lo so. Sanpei. La mia canzone. Ma comunque Kevin gioca anche a Call of Duty? Quale? Modern Warzone, penso la Battle Royale. No, Warzone no, ho giocato alla modalità normale di Modern Warfare basta, o Modern Warfare. Molto male. Ma no, ma poi l'ho accantonato perché continui aggiornamenti di 100 giga mi ammazzavano. Non capisco. Una cosa di famiglia proprio. No, è una cosa demenziale a prescindere, però... Non so di cosa tu stia parlando. Non capisco cosa dite, io... Cioè, mai visto aggiornamenti su cosa. Poi, purtroppo il genere Battle Royale non mi intriga tanto. A me sì. Io gioco tutti i Battle Royale a parte Fortnite, che è un po' di genere. Quello lì è l'unico Battle Royale che ho giocato, ma non mi piace lo stesso.
Io gioco a PUBG, Apex, Call of Duty, ho giocato H1Z1. Ecco, quello lì è stato praticamente l'unico battle royale a cui ho giocato più di 30 ore forse. Ma perché era uscito, era il brand, vabbè, il genere di gioco era nuovo, ho detto proviamo. Vabbè, veniva. Cioè, non ho giocato ancora la mod, quella mod di arma, Days, non ci avevo mai giocato. Io sì, DayZ ce l'ho anche su PlayStation. Molto bello DayZ. Quindi signori e signorine, visto che sono le due, cosa vogliamo fare? Tanto oggi stiamo fallendo miseramente qualsiasi cosa che iniziamo, quindi... Sì, io... super giocatori quando torniamo. Facciamo una cosa, andiamo a farci un giro senza missioni sull'isola e vedere se becchiamo il teschio... Ho capito, cartone. Senza una meta dove vai? Tanto non serve una meta per andare a prendere quel teschio lì. A te basta pescare. Quindi, Paolo. Sì, esatto. Io non ho capito che teschio. Il teschio quello delle monete. Intanto Paolo vieni che è una cosa che ho un cadeau per te, vieni sulla nave che ho un cadeau per te. Oddio. Sono full tra l'altro, non posso prenderla. Prendo io. No, è solo per Paolo, gli altri non lo do. Il mio pesce è solo per Paolo. Allora io gli sparo. Lo faccio al piombo. Prendi il pesce! Ma ho il menù pieno! Ma mangiati una banana, brutto coglione! Senti, to, cucinalo, Paolo, to. Ma non si sta nella padella. Chi è che l'ha tolto? Rimettete lì il mio pesce. Dicevo, Paolo, andiamo a fare un giro per le isole. Vediamo se c'è il teschio maniaco. Sì, intanto portiamo quel pesce lì dal trofeo. E rimettete il mio pesce. Sì, lo so che sono fonte di frasi meravigliose io. Perché quando ho questa capigliatura mi faccio ispirare. Ora mi picchia. Chi è che ha bevuto? Elisa? Ma senti questa soave melodia, scusami. Mettetevi bere, mi sento, Senti quanto è bella. Sono caduta. Non è che magari qualcuno tira giù anche le vele, fa qualcosa di marinaretto, saremmo di pietà. Sto facendo qualcosa di molto più importante, anch'io. Il cattivimento è importante. Non capisco se il pesce è cotto. Non lo so, riesco a vederlo. È cotto. Credo di sì. Kevin, vai a vedere il pesce, per favore. Arrivo, aspetta. Ma perché mi vomichiate addosso? Non capire. Allora c'è il cotto al pesce che sta bruciando. No, ma l'ho già tolto io. Ma non ci vedo più niente. Non riesco a uscire. Dove è finito lui? No, sono caduto di sotto. No. Chi è che se n'è andato? Ma sì. Ne ha sbattuto fuori, vero? Ok, te ti ha sbattuto fuori. Noi due siamo ubriachi in mare e Elisa è ubriaca sulla nave. A la nave si schianta.
Opzione B, arriva il Kraken. Opzione C, arriva il Megalodonte. Opzione D, arrivano i giocatori. No, no, salvo tutto io. Ah, beh, non riesco allora. Non riesco a uscire dalle scale. Però salvo tutto io. Aiuto? non riesco a uscire da qui. Ma mi togliete sta vela da davanti ai coglioni che non vedo niente. Ma guido io, lascia fare. Che bella questa OST. Dovrebbero metterla su Spotify. Ma qua c'è un teschio strano, aspetta. Ma Intanto Rebecca scorpia chi vuole essere milionario con Kevin essere milionario. Qua c'è un Ashen Key Master. Wow. Meno male, adesso sono un uomo nuovo. Uomo adesso. Parliamo. Sono un clarinetto nuovo. Beh, clarinetto, sì, in effetti sei un clarinetto. Ma perché il Keymaster non dà più la chiave, ma dà la mappa della chiave? Non capisco. Perché sei troppo pretenzioso, Paolo. Cioè, io non capisco, tu vuoi sempre tutto pronto, vuoi la pappa pronta, Paolo. È qua, su. È ovvio. Ma questo serpente affoga. Questa è una chiave cinera. Qualcuno prenda il teschio, presto. Guarda, c'è anche un tesoro incredibile. No, non è un tesoro, è una cassa di stoccaggio. Ma è piena di tesori incredibili. No, ma io stavo prendendo il teschio! Maniaci! Va, viva la pop-pop-poppy col pomo-pomo-pomo-pomo-deno! Cioè, questa è Rebecca che scrive queste cose! Arpionami! Dovete recuperare qualcos'altro sull'isola? Non penso. Non credo. C'è la tempesta. Aspettiamo su quest'isola che arrivi il teschio cattivo. E allora torno a fare l'unica cosa che mi esce bene. Bere. Cioè, bere? No, no, no. Andiamo su un'altra isola, tu. Paolo, secondo te riesco... Che schifo. È da circa mezz'ora di live che sto conservando questa secchiata di vomito apposta per te. È appena stagionato. Sì, sì, è stagionato come... come la fontina. No, non ci si arriva all'isola col cannone. Non so più suonare. Ma stai nuotando nella direzione sbagliata. Cosa stai facendo? Ehi là, salve. Cosa ci fa anche lei qui? È lì l'isola, ma è troppo lontano. Ci vediamo 2 mesi a arrivarci. Secondo me se nuoto verso il fondale prima o poi trovo il Kraken. No, 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 cado. Aiuto. Ma perché fai questo? È proprio lo strazio. Paolo, se no potremmo andare a fare il raid navale.
Ma non abbiamo le palle di cannone. Ma come no? È pieno di isola di palle di cannone. Io non ho capito dove siete. Ma scusa. Dai, io non sono qua. Noi eravamo andati a fare un giro a nuoto. Ma non c'è la libera voi due. Basta. Io sto male. Cosa stai facendo? C'è riso che non la smette di suonare. Mi avete fatto anche sbagliare a mettere le palle dentro il barile. Hai trovato una palla sul libro? Paolo? Cosa c'è? C'erano palle sull'isola? Io non lo so, non ho viste. C'era una cassa di stoccaggio che forse ce n'erano dentro. Oh no, sono diventata sobria, basta. Elisa, smetti di bere e fai cose utili per andare a fare raid navale. Sì, sì. L'avete presa la cassa di stoccaggio? Ah no, ancora qua. Non so, ricordo a Elisa. Io cosa c'entro? Stata qua a trincare come non mai, scusa. Vabbè. E poi mi intimano di bere. C'è qualcosa di luccicoso. Chi ti intima di bere? Cioè, quell'alcolista di Rebecca. ma è il pubblico che lo vuole. C'è qualcosa di no, non è pubblico, Eli non è pubblico, è Rebecca. Vabbè, ma è la chat. È scritto. È scritto. Sì, è una chat. C'era un forciere del tesoro. Hai trovato quella cosa, la cosa di sto cazzo? La cassa di sto cazzo? Sì, l'ho appena portata sulla nave. Io sto cazzo. E c'erano balle di cannone dentro. 22. E riusciamo a fare il navale con 22? Abbiamo 65 palle in tutto, sono veramente, veramente poche. Grazie, io ho del serpente al massimo. Beh, allora possiamo andare. È quello tuo che te volesti. Il pubblico ha richiesto. Ben specifico. Elisa, smettila. C'è scritto, voglio saperlo. Che vogliono vederci ubriachi. Ma noi non vogliamo ubriacarci. Ma io sono bello. Smettila! Mi vedo che stai bevendo. Io vado da solo verso il raid navale adesso. Non è da solo, arrivo anch'io. Hai voglia. Sto arrivando, cosa devo fare per aiutarti? Entrare nel cannone e lanciarti verso il galeone nemico. Così li distrai. Dove vado? Perché c'era tutto il timone girato, aiuto? C'era tutto il timone girato perché qualche ubriacone ha girato il timone. Io non ho fatto niente. Io non c'entro. Dov'è che dobbiamo andare? Arrai in navale. Non riesco a arrivarci. L'ultimo che ha toccato al timone sei tu, Eno. No, non c'entro proprio niente io stavolta. Sto raschiando il fondo in tutti i sensi. Ma perché mi vomiti addosso tu? Però incredibilmente non si è rotto nulla. Ma perché sono bravissimo. Sono ubriaco con uno che mi vomita addosso. Cioè. È tipo la scena dei Griffin che si bevono l'Ipecac. Ma perché stiamo navigando con una vela tirata ancora su? Cioè, qual è la ragione? Perché l'unico che navigava ero io prima. Per 2 minuti. E l'unica volta che lo hai fatto hai sbagliato. Ci stiamo schiantando! Chi è che sta guidando? Ma io non vedo! Ma adesso ci schiantiamo di nuovo! Sei un maniaco sessuale! Ma io non lo vedo! Stiamo andando di nuovo contro le rocce! Su, ma sì. Sto
guardando la scena da più lontano, è bellissimo. Ma cosa guardi la scena di pare? Io sono fuori, scroto dalla nave perché sono ubriaco. Vabbè. Io sono... Ma com'è possibile? Non riesco a muovermi. Ma non si è distrutta la nave, com'è possibile? Ma perché sono bravissima, è ovvio. Ma perché sì. Lei ha fatto la mirata della Madonna. Sì. Sì, ma io adesso non vedo più un cazzo, non vedo. Ma come ci hai rifumitato addosso, cazzo. Io ho vomitato addosso le mise e Lisa ha vomitato addosso a me. Ma io non ho fatto niente, io sono sobrio. Eh no, se ti vomito, se vomito io addosso a te, tu vomiti dire. Ma che risposta. Schifo. Cos'è? Ma basta! Vedete che vado in... vado... a sbattere. Avevo il secchio da svuotare. Ma cosa c'entra? Non è... c'è scritto che la mia faccia è una fatumia. Ho lanciato il secchio. Mi frega anche il posto. Stiamo andando contro una torre di vedetta. Non è vero. È lì di fronte, ma stai andando verso la tempesta, così dove vai? Chi è che guida? Io non sto guidando. Dobbiamo andare a sinistra. E sto girando. Ci avvisano i signori passeggeri che... quando un pilota si sente stanco, verrà sostituito con uno d'ufficio. Ma io non ero stanca. Eri ricoperta di vomito, vuol dire che eri stanca, no? Secondo me prima di arrivare al raid navale, arriva il Kraken. Ah, pensavo ci caputtiamo di nuovo. Ma no, quello lì lo faccio appena arriviamo sull'isola. Di scelta? Sì, sì. Kevin aveva una voce impostata serissima, perché Kevin studia doppiaggio e quindi finge di essere bravo. Ci provo. Poverino. Finge, stavo prendendo in giro, non è che stavo insultando, dai. No, no, tu, no, Kevin, tranquillo. Facci una voce seria e... sì, davvero studia doppiaggio, Kevin? Sì, sì. A Torino. Kevin, fai la voce da Super Quark presentando la nave. Cari amici... no. provo a far Piero Angelo. Ma l'Alberto Angelo, Piero è troppo vecchio per te. No, che lui è troppo sexy per essere imitato, non lo so. Beh, in effetti pure io una sono... nave piena di orgoglio. Rebecca dice: Kevin, fai da speaker nelle video recensioni, è un ordine. Ma se non biascico volentieri. Se non biascico volentieri, attenzione. Tanto c'è già il PG di Elisa che biascica. No, perché ci sono delle volte che provo a registrare delle cose per l'ansia, mi impappino, ma sono cose che capitano, ovviamente. Normalissimo. Più perché a sinistra. Però? Più a sinistra. È un attimo, a becca. Vabbè. Tanto le video recensioni saranno ben montate, tagli 100 volte. Vabbè, quello è assolutamente sì. Ma è solo... ah, quello lo immagino. È solo gustoso montare le video recensioni. Kevin, tu non puoi essere peggio di noi. Beh, guarda che io sono veramente molto bravo a parlare. Infatti non ho mai fatto una video recensione. Perché stiamo andando dentro un iceberg? Mi devo preparare a far Titanic? Micchia! Sbaglio o c'è un fulmine che ha picchiato contro la nave? Sulla nave, sì. Io sto tentando di tenerla sta nave, ma è che è troppo pesante! Io credo che non ce la faremo. Frena! Frena! Secondo me affondiamo prima di arrivare al raid navale.
Ma che brutta idea! Reb, come si chiamava quello che si era proposto come doppiatore? Ci sono buchi, io li sento. Ho capito, ma io voglio virare. Eh sì, ma non vedi se sono nave. Morgano. Ah no, l'abbiamo già tirato. Secondo me non ci scasterremo mai da di qua. Devo provare a fare una manovra difensiva. Ma non è babbo! Vuoi una mano? Sì, grazie. Non che sappia come fare. È quello che stavo facendo prima. Si sta spaccando tutto! È una cosa necessaria. Sarebbe bello se ci fossero delle vele giuste, ma... No, che Reb, a parte gli scherzi, di Firin su WhatsApp mi chiamava perché mi è venuta in mente una cosa. Non so più da che parte dobbiamo andare, Reb. Se te lo ricordi, com'è lento. Da che parte dobbiamo andare? Sta continuando a esplodere tutto! E io non c'entro. Tentativo numero 15. Da che parte devo andare? Ma non lo so, verso il raid navale, ma siamo in mezzo a una tempesta, che cazzo ne so dove è finito. Ci ha preso l'albero un fulmine là, non so parlare. Se giro di qua forse ne usciamo, però devo essere veloce e non lo sono. È indolore. E non lo sono perché c'è un'isola lì, credo perché non la vedo. Ma è più in là. Poi ci abbiamo tutte le belle sbagliate. No, non so. Adesso non so sbagliate, ma perché sto girando. Io e Raizo continuo a non vedere. Nemmeno io, ma perché adesso ci c'è sarà... pure la nebbia. Ci sarà la tempesta in mezzo, perché... ho capito, ma io sto girando dalla parte sbagliata, penso. Ma io non dove è finito? Non c'è, è scappato, è morto. Non avessi messo a dormire sotto. No, sono morto. Come sei morto? La nave è a posto adesso, perché io ci devo ripassare di là prima o poi. Boh. Sì, sì, a posto. Cerco di andarci un po' più là. Testa grande è morto Eno, in effetti sì. Testa grande è morto Eno? Nipa? Vaffanculo! Dov'è Topolino? Dov'è Topolino? Ma dai, ma... io non lo vedo più lo raid navale, capisco. Infatti. Pippo! C'è un tritone davanti a me! Sto beccando un'isola. Potete di no. No, direi di no. Mi sono appena risalito sulla nave.
come procede qua la situazione? Lenta. Va tutto bene, va tutto bene. Dove cazzo è finito il raid navale? Credo che non ci sia più. Le vele sono sbagliate. Per forza, finora che giri sul rotondo non potranno essere giuste per sempre. Vabbè, ma casualmente a casa sono sempre sbagliate. Che... A parte che io sono la maga nei giri sul rotondo. Non so dove andare, giro. E no, perché sei nudo? Come nudo? Sono nudo. Io ti vedo nudo. Non è nudo, è vestitissimo. Copro le vergogne. Io lo vedo senza maglia. Lo sta spogliando con gli occhi. Sei pervertita. Oh no, c'è il crack. Oh no. Davvero? Sì. Che bello. Vabbè, dai, abbattiamolo sto crack, no? Ma non abbiamo più legna per riparare un cazzo adesso. Aiuto! Mi ha girato la nave di Laura, non arrivo più a colpire. Cazzo! Aiuto! Uccidiamo il Kraken una volta, certo. Sì. Io non so quale... sì, stiamo affondando. Cacchio. Ma Elisa non sta riparando! Come fai? Elisa è morta definitivamente, cosa sta facendo? È uscita da Discord. Ah, stava riparando comunque, era sott'acqua che riparava come il sommozzatore. Ah! Aiuto! Sono bloccato! Lo dici a me? Guarda dove sono io! Nostro. Aiuto! Liberatemi! Aia, faccia di merda! Non c'era su Discord. Ma mi sta affogando! Sì, ma io non so come fare ad andare dall'altra parte della nave! Salta! Cosa salto? C'è un tentacolo di 8 km e mezzo! Lo so, io mi ci sono buggata dentro e poi sono partita. Perché vomito? Poi ci sono il mio cazzo di nave, un pezzo di merda. A parte che... Aiuto! Sto morendo. Ora io potrei aver finito le mie risorse. Ma non riesco a fare niente. La nave non c'è più. Nel senso che toglietemi sto tentacolo dalle palle, sì. Ma io muoio se mi sbaglio. Finalmente. È finora che lo spado. Non abbiamo abbastanza legna per una cosa del genere. Lo dici tu. Adesso gli tiro una palla colorata, quella speciale, al coriandolo. Ma non serve a niente. La palla del Grog. Manca. Va bene.
mare o stiamo affondando? Getto l'ancora. Aiuto! Oh no, devo prendere delle palle. Non abbiamo più palle. Ah, ripara. Eh sì. La palla delle danze, faccio ballare il Kraken. Mi sto facendo volare via. Ha giocato a baseball con Kevin il Kraken. Non si. Mi sa che ha fatto fuori campo. Sto riparando sott'acqua io. Mi fa molto piacere. Vado a colpire il Kraken al tentacolo. Non abbiamo più palle di cannone. Potrebbe io essere un po' le palle da cannone, ma con la spada, il lato è pieno, ma non riusciamo a colpirlo. Io adesso gli sparo con la pistola. Basta. Oh oh. Aiuto. Sto cercando di liberarti. Non ce la farò. Ah! Perché vomiti quando il Kraken ti attacca? È perché ti hai l'inchiostro in faccia. Ok, ti ha sputato. Sì, ma ha sputato in California. Io veramente ora devo sparargli con la pistola perché non ho altro. Io ho le palle del cannone, ma sono morto a 500.000 km. Sì. Abbiamo finito la legna. Ne ho 5 e i buchi sono di più. Vabbè, tanto era destino in questo live, non facciamo niente. Io ho della carne di Kraken, se volete. Recuperate il pesce dal barile. Ah, ma c'è un'altra nave di là. Sì, vabbè, dai, no. Basta. Io per stasera di giocatori ne ho abbastanza. Cioè, il giocatore che ti assalta la nave mentre c'è il Kraken che mangia entrambi. Cioè, dai, ma per favore, ma impiccatevi per le palle. Vado a prendere il pesce da portare del suo. Sono morta perché sono dentro la nostra nave, credo. Beh, sì, è salito, mi ha ucciso lui. Ma perché? Perché? Sì, no, comunque cioè, posso dire che la community di sto gioco non ha un senso. Cioè, è veramente un qualcosa di imbarazzante. È un po' tossica, ma... No, è senza senso, perché tossico vuol dire che fai le cose per un profitto e te ne sbatti degli altri. Così è senza senso, proprio banalmente. Ops. Minchia. Addio nave! Sono riuscito a prendere il pesce, ho anche un pezzo di Kraken. Però possiamo anche staccare la live, nel senso sulle 2:21. Sì, sì. Ma anche noi avevamo tempo fa trovato una nave con il Kraken. Sparavamo al Kraken, così almeno ci dava magari qualche onorificenza. Sparavamo al Kraken senza prendere danno, perché c'erano loro, ma il non fatto che non l'hanno neanche abbattuto, perché se non facevano i deficienti potevamo, no, ci lasciavano combattere a noi e intanto no, ma potevano finire il Kraken e prendevamo l'achievement entrambi. Così facendo nessuno ha preso un cazzo perché il Kraken se n'è andato e tra l'altro non ha manco dato il loot. Ci sono proprio degli idioti. Ma in realtà aveva dato un teschio e un pezzo di carne che ho io. Ma... Sì, ho capito, ma di sicuro non ha dato il loot dell'uccisione. No, no, beh, no. Comunque possiamo anche non portarlo il Kraken e il pesce, intendo, non frega niente. Sì, ma infatti. Anzi, adesso me lo mangio crudo il Kraken. Sono spawnato in mezzo alla tempesta con la nave che sta affondando di nuovo per la terza volta senza ancora che ci entro. Guarda, adesso faccio così. Ci penso io.
a darle il colpo di grazia. Paolo, non vuoi dare un mozzico al Kraken? E fu così che Paolo affondò la nave. Do un mozzico alla nave, guarda, eh. Guarda che bello. Affonda che è un piacere. Sì. Io ho appena mangiato un pesce da trofeo. Io sono nella... Io sono nella nave nuova. Quale? Io ho appena mangiato il Kraken crudo e vomito. Quale? Quella in mezzo alla tempesta? Ah sì, ma siete lì, ok, pensavo che fosse quella vecchia. Ma tanto questa qua sta per diventare quella vecchia. Lo so. Va come comodo però da lì. E visto che voglio essere attinente a quello che è appena successo, sono pure morto sulla nave. No, la mia nave! Vabbè, io mi sono mangiato un Kraken crudo e... un pesce da trofeo, e quindi possiamo dire che per questa sera possiamo anche salutare. È stata un'avventura molto movimentata stasera. Sì, quindi, succulenta al punto. Vorremmo salutare, vabbè, Red, se c'è ancora, se non è scappata, se si è addormentata con live accesa. Ciao Red. E poi salutiamo tutti quelli che sono in certa parte Nipa. Tutti quelli che sono in chat ma non scrivono. Esatto. Sì. E per ultimo salutiamo anche il buon vecchio supereroe mascherato, che prima o poi verrà di nuovo a farci compagnia anche su in mezzo al mar o in fondo al mar in caso di questa sera. Esatto. E quindi, caro Paolo con la pera la goduria vera, invece puoi salutare tutti. Io posso salutare tutti e dirvi addio, e poi tanto per le prossime live faremo la scaletta domani forse. Beh, domani ci sono ancora delle live in realtà, cioè domani ci sono mattina alle 10:30 con Final Fantasy Road to Platinum, Final Fantasy Remake Road to Platinum. Alle 15:30 potrete trovare il buon Davide con League of Legends. Davide ha detto non sono proprio capace. Mentre Mattia è senza mani, ovviamente. E verso alle 18 invece potrete trovare il sottoscritto insieme a probabilmente Dugongo, Bill e Mattia quello con le mani, BB, a cercare di platinare Detroit Become Human. Vi auguriamo una felice nottata e comunque sei secondo bravo, me secondo sei me bravissimo. Secondo me lo dici tu che ci sono, stai tutti prendendo per il culo? No. Oh, io non posso fare complimenti a nessuno, anche i miei compagni se gli dico che sei bravo pensano che sia sarcastico, che fa. Ciao, bonjour Mario. Marion ti ho aggiunta su Instagram e ti abbiamo seguito qua, ti abbiamo messo il follow qua prima e poi ti metteremo anche nella lista degli host che ho visto che streami eccetera. E comunque stavo dicendo, vi stavamo salutando e per questa sera è tutto. Addio. Paolo, smetti di fare quelle facce perché non riesco a salutare la gente se tu fai le facce. Ho capito, non è colpa mia se sono bello e distraggo la gente. Che cosa vuoi che ti dica? Cioè... Non è per quello. Comunque, appuntamento domani, poi le live della settimana prossima le metteremo chiaramente lunedì. E io continuerò a filmare Detroit fino al platino. Mancano 4 trofei. E per Sea of Thieves questa settimana potremmo anche spostare in realtà l'appuntamento perché tanto la mia Elisa non ci sarà.
perché lavora, quindi non verrà in live. Ok. Dice Nipa. E quindi niente, ci aggiorniamo domani. Buonanotte, e mi raccomando, non sognate Paolo perché gli incubi non sono belli. Sognatevi e farete solo sogni bellissimi e un po' umidici. Addio! Sì, addio. Un po' Ciao. oddio.